L'abbiamo appena catturata, l'abbiamo presa, eccola, eccola, è un personaggio famoso, non vuole farsi intervistare, ma noi dobbiamo scoprirlo, Pupi, devi dircelo, vogliono tutti da casa sapere perché Pupi, ti prego raccontalo così tutti finalmente scopriranno il perché del tuo soprannome. No, deve rimanere segreto. Sì, lo teniamo. Ma dovrei uccidermi. Veramente? Sì. Però attenzione, questa ragazza è molto contenta di me. Ok, però dai, diciamolo tutti, sei qua a festeggiare? Il mio compleanno. Possiamo dirgli gli anni, almeno gli anni. No, perché io sono rimasto sconvolto, no, perché non si chiede. No. Siamo i tuoi. Allora, io ti dico i miei, tu mi dici i tuoi, una cosa del genere. Ok, io ho 39. Ok. E tu? 34. Incredibile, signore e signori, questa ragazza ha già 34 anni, devi farmi una carellata. Pupi, fai vedere un attimino, eccola, la stiamo girando, è ancora qui, è ancora lei, sei ferma, dai tuoi amici, eccola, signore e signori, questa ragazza ha 34 anni, una cosa incredibile, e questi sono i suoi amici, vero, siete amici della Pupi? Confermate che il moroso, aspetta un attimo, questo ragazzo è fortunatissimo, è il moroso della Pupi, è il moroso, prendimi la Pupi, ecco, vedi, ecco, fantastico, pure il bacio in diretta, non gliel'ho chiesto, proprio un'iniziativa loro personale, ok, allora Pupi, hai portato tutti i tuoi amici più il moroso, sei contentissima? Certo. Ma se ne facciamo casino? Ovvio. Anche tu sei contento? Va bene, perfetto, allora il regalo te Intervistirai, vero? Quella mi vuole minaccia. No, più tardi l'intervista va bene. Ma tu sai che proietteremo il video sul sito del convento? Lo sai? Io. Possiamo? Certo. Ok, allora facciamo gli auguri, prendimi la Pupi, così, a nome di tutti, gli auguri, a nome di tutti, da parte di Max. Alla sua Pupi, eccoli qua, fantastici, guarda che bei Pupi, guarda che bei Pupi, guarda, fantastici.